di cui si parla. Nel gergo tecnico il tema è sostanzialmente una frase musicale, un riff ritmico che viene seguito da tutti i musicisti, ma tutti i musicisti propongono e ripropongono il tema così come loro pensano sia opportuno fare per costruire il dialogo che presenteremo a voi. Perché una jam session all'interno di una kermesse, questa kermesse di mezz'estate? Credo ci sia stato un paio di volte, ci sarà di nuovo, forse una volta sola, e ci sarà di nuovo una esibizione di pittura estemporanea. Ci sono dei pittori, questa è una mostra di quadri che sono stati preparati preventivamente di artisti locali, accademici, anche artisti molto importanti del centro Evo, e ci sono questi pittori che dipingono qui di fronte a voi, praticamente improvvisano la pittura. Allora i dirigenti dell'associazione Evo hanno deciso di dare spazio a un'altra forma di improvvisazione, a un altro tipo di colore, non più il colore del pennello, ma il colore del sassofono, il colore della batteria, il colore del basso, un altro tipo di improvvisazione, l'improvvisazione musicale. Questa sera cerchiamo di fare anche una cosa hard. Vedete lì ai miei piedi, a parte le percussioni etniche, ci sono dei libri. Allora abbiamo voluto inserire all'interno di questa questo dialogo tra i musicisti un'altra espressione musicale, la musica della poesia, la musica delle espressioni a parole, delle emozioni. Quindi io rinvito di nuovo Matteo e tutti i musicisti che stanno su e quelli su che stanno mi vaccando a raggiungermi, perché facciamo i suoni e cominciamo da qui. Grazie. Anche il nome è improvvisato, è tutto improvvisato, non mi chiedi. Dicevo, Thomas Tranströmer, un poeta svedese, premio Nobel, nel 2011 scrive: ho sognato che avevo disegnato tasti di pianoforte sul tavolo della cucina. Io ci suonavo sopra, erano muti. I vicini venivano ad ascoltare.
Niente, allora questo è un pezzo molto ampio, un pezzo molto lounge. Mi dice Matteo, lounge, lounge, così, poi di diversi. E chi bella? Non l'altro, eh? Thank you.